Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che, come potete vedere dal titolo, è uno svuota la spesa. Scusate per il riflesso della ring light negli occhiali, ma purtroppo non posso farci nulla perché io non ci vedo, ragazzi. Quindi o abbasso un po' così, ma secondo me sarà anche peggio. Aspettate, vediamo un po' se così. No, per carità. Vabbè. Lasciamo perdere. Allora, con i miei capelli che non si sa, cioè veramente, raga, Madonna santa. Vabbè, meglio, perché l'avevo un po' persi. Comunque, non ci incischiamo troppo. Sono stata all'Eurospin perché oggi è l'11 di novembre e iniziavano le promozioni. Quindi sono andata al volo. Spero di caricarvi questo video il prima possibile, così magari qualcosa riuscite anche voi a trovarla. Partiamo subito dalle verdure, così poi prendo e le metto in frigorifero. È uguale con la frutta. Allora, come verdura io ho preso il broccolo. Questo qui è il broccolo, quello lì a rosetta, 600 grammi. Stavolta l'ho trovato in questa confezione qua, già bello tagliato, vedete? E questa è una cosa che ottima, almeno è una cosa in meno da fare. Poi ho preso le melanzane, ne ho prese solamente due perché una già ce l'ho. Poi una confezione di è caduto. Una confezione di lattughino che era in offerta, l'ho presa una confezione sola perché l'altra volta ne avevo prese tre, ma purtroppo due me ne sono andate a male e una siamo riusciti a mangiarla, quindi l'ho presa solamente una sola. Recuperato il superstite. Allora, poi a me piace tantissimo prendere le cose nelle confezioni così, piuttosto che prendere le cose quelle. Come si dice? Libere? Non lo so. Comunque, mi piace di più prendere le confezioni in questo modo perché sono state meno manipolate le cose che ci sono all'interno. Perché anche, almeno perlomeno qui da me, è molto complicato far capire alle persone che devono usare i guanti. Comunque, ho preso i peperoni immancabili nella mia alimentazione. I peperoni non mancano mai. E poi ho preso una cassetta di finocchi. Quando sono arrivata in cassa, praticamente la cassetta che avevo preso non c'aveva come si chiama? Aiuto, il prezzo. Allora ho mandato Aurora a prenderne un'altra e con l'aiuto di una signora me ne hanno presa un'altra e non c'era uguale il prezzo. Quindi alla cassiera, che poi comunque mi conosce, gli è toccato andare a prendere questa che c'ha il prezzo, non so dove lei l'abbia visto. Non c'è manco qui. Vabbè, comunque. Poi, come frutta ho preso l'uva, anche questa in cassetta. E poi ho preso i funghi, questi qui ho trovato che sono i funghi, i pleurotus. L'altra volta avevo preso una confezione di champignon, stavolta ho voluto prendere questi per cambiare. Poi, allora, la frutta e la verdura. Ah no, ecco, disavventura della giornata. Mio figlio ha voluto prendere questo mix di mirtilli, ribes e more, penso che siano, sì. Solamente che nella busta, mentre tornavamo a casa, si sono sfracellati, si è aperta la scatola praticamente. Quindi mi si sono sparsi in tutta la busta, ho dovuto recuperarli e adesso li metterò in una confezione di vetro perché se li vuole portare a scuola per merenda. Ok, stanno lì. Adesso passiamo al pane. Allora, ho preso come farinaci, carboidrati, quello che è, ho preso una baguette. Ah, no, ecco, mi stavo dimenticando. Ecco dove avevo messo la frutta. Mi sembrava di aver preso qualcos'altro. Allora, banane, immancabili anche queste. E questo mi è piaciuto proprio tanto. Un cestino di clementine
purtroppo provenienti dalla Spagna, quelle che avevo preso provenienti dall'Italia l'altra volta, e no, non sono durate quasi niente. Quindi spero e confido nelle clementine spagnole. Poi, allora, ricominciamo con il carboidrato, baguette. Poi ho preso questo, che è il pane a fette. Questo qui è il classico, classico pane a fette. Non ne prendo più di questo perché a noi il pane tanto non lo mangiamo. American sandwich immancabili per fare i panini e i sandwich ai bambini per scuola. Immancabili per me questi crostini con farina integrale e hanno anche i semi di sesamo. Ora mi strozzo. Mi stavo per strozzare. Sono buonissimi, ve li consiglio, e anche leggerissimi. E poi le immancabili focaccelle fake che Alessandro porta a scuola per merenda. Poi passiamo al reparto colazione. Allora, ho preso tre confezioni di latte, questo qui ad alta digeribilità della Moessere, senza lattosio per me. E tre confezioni di parzialmente scremato per i bambini. Le prendo fresche, non le prendo più a lunga conservazione, perché preferisco così. Alessandro ha voluto questo, ragazzi. Ora voglio vedere chi. Oggi ce l'aveva con questi frutti rossi, queste cose, questi mirtilli. Speriamo che lo beva, perché non lo so se gli può piacere. E poi, ovviamente, gli immancabili. Questi penso che ce l'hanno tutti. Questi li prendono tutti quanti. Sono i succhi di frutta, quelli lì a 6. Sì, 6 succhi di frutta. Ovviamente alla pesca, perché gli altri gusti non ci piacciono. Poi, le gomme, mio figlio. Abbiamo trovato questi che sono i cookies con le gocce di cioccolato. E aspettate che mi sa che va basso un pochino la luce. Aspettate. Ok, perfetto. I cookies al cioccolato, questa confezione qui, eccola qua, che l'avevo presi a Lidl per Halloween ed erano buonissimi, gli sono piaciuti, quindi l'ho voluti riprendere. Questi qua, che sono i simil Mikado al cioccolato fondente, sempre per i bambini, magari, che ne so, quando andiamo da qualche parte gli porto sempre qualcosina da mangiare. E poi questi secondo me sono un'ottima merenda per i bambini. Sono i wafer al cioccolato, però sono nelle confezioni, vedete, sono 5 confezioni così. Niente, sono comodi anche per mandarglieli magari a scuola come merenda. Poi, infine, tre pacchi di biscotti, immancabili gocciole o simil gocciole dell'Eurospin, queste qua, immancabili simil pan di stelle. E stavolta hanno voluto anche questi, cioè quelli lì le gocciole, quelle, le dark, diciamo, quelle al cioccolato fondente. Poi passiamo al reparto frigorifero. Ci mancava il parmigiano, ho voluto prendere questo della Trentingrana, che era nel banco delle cose particolari del momento, e l'ho voluto prendere. Di solito io non prendo mai questo, io prendo quello già grattugiato, perché quando prendo questo qua dura praticamente 2 giorni, perché loro vanno a prenderlo e a tagliarlo col coltello, e quindi non lo prendo quasi mai. Però stavolta ho detto: senti, famo così che è meglio, e quindi ho preso questo qua. Poi, sempre per quanto riguarda i latticini, ho preso queste mozzarelline di bufala bocconcini, che penso che mangeremo stasera,
Perché praticamente a Alessandro gli piacciono i bocconcini, quelli piccolini, non le mozzarelle, quelle normali grandi. Speriamo, speriamo. Poi, indovinate un po' chi ha voluto la mega mortadella? Sì, quello piccolo. Quello piccolo ha voluto la mega mortadella. Lui ogni volta che va all'Eurospin vuole prendere sta benedetta mortadellona. Poi, fesa di tacchino, l'ho presa una sola. Questa qua l'ho presa una sola perché due mi sembravano un po' troppe, poi una mi sa che ancora ce l'ho. Il lievito di birra, questo qui fresco, penso che una confezione la congelerò e l'altra la terrò al frigorifero. Olive, queste qui sono olive piccanti, dove l'ho trovata? Boh, non mi ricordo. Ah, nel reparto della verdura l'ho trovate. Anche queste sono buone per da mangiare, non in quantità esagerate, però perché non è che sono granché in alimentazione controllata. Questa qui ho voluto prendere due buste di questa mozzarella fatta a julienne perché voglio provare a metterla sulla pizza. Vediamo un po'. Primo gennaio scade, vediamo un po' com'è. E poi c'erano l'offertona del momento, ovviamente non potevo non prenderla, 12 uova, offertona del momento, eccole qua, queste immancabili. Cioè io non so com'è possibile, noi non mangiamo tantissime uova, però quando le mangiamo un botto. Quindi passiamo ora alle proteine. Allora, ho preso in offerta queste cotolette a 2,99 euro, come potete notare, di pollo e tacchino. Queste qui adesso io le prendo, le coso una alla volta e le metto in freezer. Poi, pesce, burger di salmone. 2 ovviamente perché questi vanno mangiati il prima possibile. Due confezioni di salsiccia di tacchino, suino e pollo. Queste sono un ottimo secondo al volo per i bambini, nonché per fare la pasta, eccetera. Sono molto molto comode. Super confezione in offerta speciale il pollo, ho preso sia le sovraccosce, sì, sono sovraccosce, non ho preso i cosci stavolta, e sia il petto di pollo, proprio vero e proprio, si vede che ragazzi sono arrivata la fame. Fesa di tacchino, anche questa in super offerta, e anche questa in super offerta, braciola di maiale che l'altra volta avevo preso, ma che ahimè ho lasciato nel frigo e si è rovinata e non era più buona. Quindi adesso penso che la mangeremo subito. Eccole qua. Poi a noi ci piacciono queste qui senza l'osso. E ho finito, ragazzi. Quindi vi siete sorbiti questi 13 minuti di video. Io vado a sistemare tutta sta roba. Ah no, aspettate, ho preso anche altre due cose. Ecco, al di fuori della roba mangereccia. Allora, ho preso le tabs in offerta. Queste andatele a prendere, le tabs della Dexal per la lavastoviglie. Sono in super offertissima. Queste qui prendetele. Poi ho preso questi tovaglioli formato famiglia. Sono 250 tovaglioli. Poi in centro più immancabile carta igienica perché tutti la comprano, mi pare anche logico, se no saranno guai. Poi ci sono, aspettate, faccio spazio, facciamo spazio, se no non si vede niente. Poi ho preso tre cose che sono del momento. Ciao. Ciao. Poi ho preso tre cose del momento. Allora ho preso questo padellino,
questo padellino qua, piccolino, che vorrei utilizzarlo a parte per il latte, anche per fare il pancake, quello più alto. Ho detto, no, che io queste cose ne posso fare in compagnia. Appunto, vi dicevo, ho preso questo qui che è il bollitore del latte, ma che voglio provare ad utilizzarlo per farci il pancake più alto. E sempre per fare il pancake, ho preso questa mini padellina da 14 centimetri di diametro, è proprio piccina, vedete? E l'ho presa apposta proprio per fare un pancake alla volta. Voglio vedere com'è. Poi, ovviamente, sempre fatte così, di questa pietra. A me piacciono tantissimo le padelle fatte così, quindi le utilizzo sempre. Poi lo sapete, ne avevo prese altre. E poi, una cosa beauty che ho preso è stata questa. Allora, anche questa è una novità della settimana. È praticamente una beauty box con dentro, delle maschere. Ci sono sia le maschere in tessuto, ci sono sia maschere che coprono tutta la faccia, sia le maschere per il contorno occhi. L'ho voluto prendere, dice 7 giorni, praticamente sono 7 trattamenti. L'ho volute prendere, l'ho prese per me, ma anche per le mie amiche. Così gli faccio questo regalino, diciamo. E questo va conservato in frigorifero, vanno tutte quante in frigo. Che poi ve l'avevo fatte vedere perché io qualcuno, due o tre le avevo prese già e già le ho utilizzate. Quindi, bene, bene. Sì, l'avevo già prese, so, la stessa marca. E mi sono piaciute, così quando l'ho viste l'ho voluta riprendere e l'ho presa anche per loro. Infatti, l'ho messa già là, così poi gliele regalo. Io sono quella, sono l'amica che fa regalini così, quando si sveglia che trova qualcosa di carino, prende e regala. Insomma, certo, non è che faccio il regalone da chissà quanti soldi, perché non è che costa chissà quanto. Però ogni tanto, secondo me, qualche pensierino agli amici, ai figli degli amici, al marito, così vanno fatti, secondo me. Ok, io ho detto tutto in questo momento, quindi vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, commentate se riuscirete anche voi a prendere qualcosa di quello che vi ho fatto vedere, se ci sono delle cose che magari avete provato che io non vi ho fatto vedere o che di solito non vi faccio vedere, ditemelo così se vi siete trovate bene la prossima volta che vado a fare la spesa le prendo. E niente, vi saluto che mi stanno chiamando, un bacio. Ciao!